Don Francesco, noi abbiamo sentito questa sera tante testimonianze, ma sicuramente anche tanto impegno che lei ci mette alla guida della pastorale, del servizio della pastorale giovanile in Campania. Ci sono tante difficoltà, ma sicuramente c'è anche tanta testimonianza di tanti giovani che sono ritornati e che con amore annunciano Cristo. Come abbiamo detto anche più volte stasera, la bellezza della pastorale giovanile è scoprire che nella Chiesa ci sono dei giovani che già lo hanno scelto Gesù, l'hanno incontrato e hanno questo desiderio di raccontarlo anche ai loro coetanei, ai loro amici. Quindi la pastorale giovanile è proprio il volto dei giovani della Chiesa che ancora Gesù chiama, ancora Gesù invia a portare la sua parola. C'è una tentazione di vivere senza la fede, però sicuramente se i giovani sono i primi evangelizzatori verso gli altri giovani, ecco che Cristo arriva al cuore di tutti. Sì, un bisogno di fede c'è sempre, forse spesso mancano i modelli per vivere questa fede. Gli adulti possono essere modello per i giovani, ma quando i giovani riescono ad essere loro stessi modelli per gli amici, per i loro pari, credo che questo faciliti proprio l'incontro con il Signore. Se un ragazzo vede un altro ragazzo che vive una vita bella, una vita serena, una vita fatta di gioia, ecco lì l'altro può dire: è possibile anche per me, cioè Gesù può abitare anche la mia vita. Don Francesco, grazie di questa testimonianza, ma soprattutto di questo lavoro non indifferente. Grazie perché il suo impegno fa sì che i giovani possano conoscere sempre di più e anche in maniera più impegnativa questo Cristo che si dona a tutti. Grazie a voi, ma io ripeto, io coordino tante belle persone che fanno di questo mio lavoro un lavoro molto leggero, perché la fatica è veramente condivisa da Don Mario e da tante altre persone come Don Mario. Grazie a voi. Grazie. Buonasera.